Nuvole in viaggio è un film del 1996 diretto da Aki Kaurismäki e costituisce il primo capitolo della trilogia dedicata alla Finlandia, assieme a L'uomo senza passato del 2002 e Le luci della sera del 2006. Ci racconta la storia di Ilona e Lauri, marito e moglie. Lei è capocameriera in un grande ristorante, lui è conducente di autobus. Un giorno l'azienda tranviaria comunica di dover effettuare dei tagli al personale e che per scegliere chi mandare a casa si procederà con un sorteggio. Lauri è tra quelli che vengono licenziati. In un'alternanza di dramma, ironia e fine analisi psicologica, Kaurismäki ci porta nella fatica di ridefinire tutta una mappa. Un'idea di femmine e di maschio, un'idea di diritto del lavoratore, ma anche un'idea di coppia, di amore. Tantissimo materiale espresso con quel linguaggio rarefatto e pulito che ha fatto di Kaurismäki uno dei geni assoluti del cinema. Nuvole in viaggio è un film davvero inarrivabile.